Dimmi te adesso, ferita aperta, poi mandiamo un altro filmato e ne parliamo. Ecco, fazzoletti? Sì, perché si servono dei Ah no, fazzoletti. dico perché Se li già lo vuoi, ci so. facciamo portare una mosca che, di quelle che stanno qua dentro. Ma vuoi, ti posso dare il mio se vuoi. Non... Ma insoffiato il naso. No, no, è pulito. Aspetta, ci Pulito, mancherebbe. però no, te lo sporco. No, sporchi, pazienza. Sempre un vanto, c'è un fazzoletto sporcato da Venezia, oh. Mica da tutti. Va bene, pronta, vai. Vai, allora, sì, tu hai detto una ferita aperta. Quando ci pensi a questa ferita aperta? La sera vieni a dormire, quando? Sì, spesso. È Pensi. inutile nasconderlo, quando una famiglia comunque si rompe, È un peccato. è assolutamente un No, specie peccato. quando ci sono i figli, è un peccato, Sì, ecco. assolutamente. Però, insomma, quando fai un lungo periodo cercando... Ma io c'è una cosa che non ho e sono i rimpianti, perché io ci tengo alla famiglia più di qualsiasi altra cosa. E dal momento in cui ho dato tutto e ho fatto tutto quello che potevo fare per tenere la mia famiglia unita, e questo non è accaduto, non per una scelta mia, allora... Aspetta, io devo capire parole tue. Sì? Non per una scelta mia, perché è stato Stefano a lasciare te. Con quale motivazione? Chiediela a lui. Eh? Chiediela a lui. No, adesso facciamo una cosa, vediamo un filmato, era lui, e poi ci torniamo su questo argomento, perché evidentemente, vabbè, ci torniamo, era lui. Bene. Lo vuoi guardare? No, perché non mi fa bene. Non ti fa bene? No. Il fatto che vedi No, Stefano. il fatto che vedo tutte queste immagini non ci voglio dare spettacolo. Cosa non vuoi vedere? Non ho capito. Non voglio vedere le cose con questa canzone di sottofondo perché mi metto a piangere, non ci voglio. Io le domande le devo Ma io ho la fare possibilità di stopparlo, altrimenti per... cosa Le c'è? domande ne stop, Ah, ne le domande mette... sì, Ah, io ho è stoppato così. Aspetta, solo il video. va bene. Allora, dunque, immagino che la storia con Stefano De Martino sia stata importante, Assolutamente sì. no? Anche perché se non era importante non facevate un figlio insieme, giusto? Sono matta, ma non così tanto. Eh? Sono matta, dico, ma non così tanto. Ma... All'inizio, alla partenza, dimmi la verità però, tu l'hai fatto, che queste cose le donne belle come te possono farlo, hai visto Stefano, un bel ragazzo, simpatico, carino, eccetera, hai detto, mo' a quella là, intesa com'è, ma io lo levo, pum, e gliel'hai levato. Io non sono così. Io non sono questo. Non sono mai stata così. Mai? Mai nella vita. Vabbè, Però lo sapevi che stava con un'altra, sì. così come lui sapeva che io stavo con un altro. Era, insomma, Sì, informazione ma chi è che ha deciso generale. di mettervi insieme? Te, lui o te? Ma non è che uno decide, adesso No. io mi metto insieme, inizio a prendere le marionette e le faccio ballare come No, 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 voglio. però. Non è assolutamente così, uno ci si innamora, abbiamo passato anche del tempo insieme, dovuto, perché comunque dovevamo ballare, e comunque io penso che dal primo Ma vi momento in siete cui ci stato un siamo colpo di visti, fulmine o oh, sì? sì, noi in realtà ci eravamo visti un anno prima, ma insomma avevamo tutte e due le teste impegnate con altre persone, evidentemente l'anno dopo quando ci siamo rivisti... Le cose erano cambiate dentro di noi. Ed è nato. Sì, ma noi ci siamo innamorati subito. Da qualche giorno, cioè dopo 3 giorni già eravamo Subito, no? fuori di testa. Ecco, ma è sicuramente quella con Stefano una storia importante. Ma sì. E ne hai pensato, sì, però ne hai pensato e magari non me lo dici a me, però
Hai mai pensato che potreste tornare insieme? Ma non per il bene di Santiago, che è sicuro. Comunque. Allora, io sono una persona veramente testarda e caparbia, che fa fondamentalmente tutto quello che dentro il cuore ha. Io non riesco a fingere o a simulare situazioni, mai. Quello che vedete di me è quello che io sono. Quindi, ci ho provato veramente tanto. E sono arrivata ad un momento nella mia vita che ho capito che non potevo fare più niente. Perché per stare con lui? Perché nulla di quello che facevo, sono diventata dolce, sono diventata mamma, sono diventata troia, sono diventata una brava cuoca, una mamma ancora più a te. Qualsiasi vestito che io mi mettevo non era quello giusto. E quindi dopo un po', perché? Ed è passato circa un anno e anche perché? Un pochino di però più. Però a spiegarmelo, va bene. Non sono risposte che posso dare io, perché fondamentalmente non ne ho avuto tutte queste risposte. Quindi a un certo punto, dopo aver sofferto veramente tanto, perché la separazione di una famiglia, cioè per me non c'è fallimento più grande di questo. Sì, è vero. Non ce n'è. Però mi sono voluta dare un'altra possibilità. E quindi a un certo punto ho deciso di spegnere l'interruttore, perché stavo facendo le cose solo io. E lui lo sa. Adesso lo sa. Prima non lo sapeva. Rimanga fra noi. Però voglio puntualizzare, perdonami che ti interrompo, voglio puntualizzare che dal momento in cui io spengo l'interruttore, perché veramente non ho più niente da dare, non ho più niente perché mi ero spogliata di tutto, e quindi in quel momento a me l'unica cosa che mi è rimasta, la domanda che tu mi hai fatto, non ci pensi mai di tornare, è solo per mio figlio adesso. Non penso mai di tornare con lui per altro. No, ma c'è Santiago, conterà Santiago. Sì, ma è il padre di Santiago. Sì, ma secondo te il figlio è contento se vede una mamma e un papà che non vanno d'accordo? No, no. E allora? Questo no.